Benvenuto al cimitero delle Fontanelle. Chiamato così per la presenza di antiche sorgenti, il cimitero racchiude i resti delle decine di migliaia di vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836 che falciarono gran parte della popolazione napoletana. Il cimitero è noto per il particolare rito delle anime pezzentelle, il quale prevedeva l'adozione e la cura di un cranio appartenente ad un'anima ignota, destinata altrimenti a vagare per l'eternità nel purgatorio, in cambio di una grazia. Aperte le carrette, suona campana, chiura feste, pezza in fronte, un buono in faccia, torna i piedi e mani, attraverso terra scavose, una lacrima in domare, ma chi l'ha voluto, chi ce l'ha mannato? Dove non erano riusciti il Vesuvio, né l'anno di rivolta, riuscì invece il morbo pestilenziale. Che secolo maledetto e tremendo fu il XVII. Dapprima l'epidemia anginosa tra il 1619 e il 1621, che mietè numerose vittime innocenti, poi l'eruzione del Vesuvio nel 1631, e poi ancora la rivolta sociale del 1647. Ma queste non furono altro che preludio ad una ben più grave tragedia che minacciosa si stava a noi avvicinando e che lascerà un segno indelebile nella nostra memoria collettiva: la peste. Di quale colpa si macchiò la città partenopea per meritare un simile flagello? Si disse che il male approdò dalla Spagna attraverso navi militari stanziate già in Sardegna. Furono loro a portare il flagello a Napoli mentre per le vie impazzava il carnevale. In pochissimi mesi la peste decimò la nostra popolazione. Dai 400.000 abitanti prima dello scoppio del contagio si dimezzò drasticamente, arrivando a registrare la spaventosa cifra di circa 240.000 morti. Il morbo nero si propagò con la velocità della luce, inondò l'intera città, favorito dalle scarse condizioni igieniche in cui si viveva e dall'azione tardiva di un governo incapace, che per ragioni politiche ed economiche tese a nascondere inizialmente lo scoppio della malattia. Chissà che non si fosse riuscito a ridurre il numero delle vittime. Che spettacolo terribile offrì la nostra città, Napoli un tempo gloriosa polis greco-romana, poi ricca cittadina sveva ed infine splendida capitale angioina ed aragonese, trasformata in un obitorio a cielo aperto, con strade ricoperte di cadaveri insepolti, gonfi come otri, seminudi e avvolti in lenzuoli, urla di appestati invocanti aiuto. In giro solo medici e monatti, incaricati di recuperare i corpi, pie da ammassarli sui carri per trasportarli fuori città. Fa orrore e pietà vedere i carri impinzati di cadaveri e di beccamorti. Con lunghi uncini li aggrappano e li spingevano sui carri, da quali ogni piccol moto facevali ricadere. Ed i becchini pronti infiggevano fra le carni gli inesorabili uncini e li riammassavano. Ed altri cadaveri, legati alle funi, erano trascinati seminudi dietro ai carri e rigavano le vie di sangue, di sanie e di brani di carni impotridite. Di qua cittadini afflitti occupati a liberarsi dei cadaveri, con pezzuole legate dietro il capo che chiudevano dinanzi la bocca e le narici. Di là pestati che sollecitavano soccorso
ed alcuni che si spingevano con furore su boccali per rispegnere la sete, ed altri a quali venivano dalla mano cerusica aperti bubboni. Di là preti che predicavano con fiero cipiglio minacciando la fine del mondo. Di qua monaci che apprestavano il viatico o udivano le confessioni. Il morbo si manifestava con feroci mal di testa, vomito, febbre violenta, arsura e sete inestinguibile, bobboni fra le cosce e le ascelle e pustole dalle quali schizzava fuori il marciume che alimentava il contagio. Gli appestati venivano ricoverati presso lazzaretti allestiti in diversi punti della città e a ciascuno venivano assegnati medici, capitani ed ecclesiastici continuamente sostituiti per il loro decesso. Per frenare la diffusione dell'epidemia si utilizzavano mezzi e rimedi che per l'epoca si disponevano. Medici e barbieri praticavano i salassi, dei crudi prelievi di sangue. Aceto, calce e verderame erano usati come disinfettanti. Ogni cosa infetta veniva bruciata, compresi i cadaveri. Si spargevano incensi e aromi a coprire il tanfo ammorbante di morte. A molti, invece, non restò che affidarsi a pratiche scaramantiche, amuleti, oppure rivolgersi a Dio e ai santi, a cercare protezione in immagini sacre, convinti che la peste fosse una punizione divina. Ave Maria, non è cazzo, madami! Ma non sapimmo a chi amma credere e a chi amma pia. E si soveren già criati, e non ci va così bene, perché non ci sta dando un male, perché non ci stanno dando il bene. E si miute, si mevenuti, e chiude come chiude. Siamo uomini e non ci arriviamo, e a te cercammo aiuto. Ma non ci furono preghiere e cure che riuscirono a placare l'ira divina. Il numero dei morti si accresceva di giorno in giorno. Nobili e pezzenti, vecchi e bambini, uomini e donne. Il terribile male non faceva distinzioni. Ben presto non vi era più chi assisteva malati, né chi seppellisse nel luogo per seppellire. Scemarono medici, barbieri, monatti. Tanti cadaveri erano legati e trascinati fin sulla spiaggia, ma respinti dai flutti ritornavano putrefatti indietro. Altri erano gettati nelle fogne, si scavavano fosse comuni coperte con calce viva, si colmavano cisterne, grotte, cave sotterranee, come appunto quella in cui ci troviamo. La terribile epidemia iniziò ad attenuarsi soltanto nel mese di agosto. Violenti acquazzoni purificarono l'aria e le acque. La sua scomparsa definitiva fu ufficialmente dichiarata nel dicembre dello stesso anno. Quibus orantibus Dei, Dei pare semper immaculate, Santissimi Januari, Francisci, Xaveri, Rosalie, aliorumque annuente suffragio, sic stantibus, eandem fiorentissimam fedelissimamque napolitanam civitatem cum suburbis, discrictis atque continentis ab omni contagione liberam et immunem unanimo consenso iudicamus, declaramus, promulgamus. 8 dicembre 1656. Fu solo allora che la città si rialzò per recuperare i fasti del suo illustre passato.
Eccoli lì, allineati come tanti piccoli mattoncini in un'unica e maestosa parete muraria, testimonianze della terribile catastrofe appena raccontata. Migliaia e migliaia di crani, tibie, scheletri ben ordinati e ammassati in precise forme geometriche. E ad un gruppo di pie donne guidate dal sacerdote Gaetano Barbati, che si deve la pietosa opera di raccolta e disposizione delle ossa qui conservate. Fu il popolo napoletano, spinto dalla sua pietas e devozione, a dare la giusta commemorazione a questi corpi anonimi, attribuendoli un nome, una storia, e pregando per loro affinché la loro anima non vagasse per l'eternità nel purgatorio. In pratica fu loro reinventata una vita dopo la morte. È così che ha preso corpo un particolare e spontaneo culto popolare, intriso di superstizione, favorito dalla sacralità e dal mistero del luogo, il culto delle anime pezzentelle o del purgatorio. Il culto iniziò a diffondersi già nei primi anni del Seicento, quando la Chiesa promosse di rafforzare il legame liturgico tra vivi e morti attraverso opere di misericordia, in particolare verso i morti di origine ignota, al fine di alleviare le pene nell'aldilà. E quanto si verificò con le centinaia di migliaia di vittime del morbo pestilenziale, anime di cui si era persa la memoria e dalle quali il fato, oltre alla terribile sorte riservata loro in vita, precluse ogni rito di cordoglio ed un eterno riposo in pace. In pratica, il culto consisteva nell'adozione da parte della gente del luogo di un cranio, la capuzzella. Ogni devoto si prendeva cura del teschio, lo puliva, lucidava, lo ornava con rosari, lumini, candele, pregava per lui. Bisognava concedere a queste anime il refrisco, il refrigerio. In cambio ci si augurava di ricevere grazie, favori e sollievo dalle sofferenze umane. Io vi chiamo anima tutta, anima stata chiudo tutto, mo cannando a Dio stata, e me maschina sconsolata e non vano scuro, pregata la nostra divina clemenza, venite a casa mia che v'aspetta e paura non m'ammetta, venite con un nome Gesù Cristo, Sant'Anna e Maria, e casa nostra condenda e consolata sia. Pur un uomo della Santissima Eternità, tutte pena, tutte tormenti, tutte guai in adacquietà, per Gesù sacramentata, per Maria Immacolata, tutta l'anima appestata, siano sempre infrescata, per tutta sta giornata, eppure pa' nottata. Facite bene all'anima del priatore. Frisca l'arma dei morti vostri. Se la grazia veniva concessa, si costruiva un'apposita teca in legno, vetro o muratura come ex voto per conservare il cranio. Nel cimitero delle Fontanelle ce ne sono numerose che riportano ancora il nome dei beneficiari e la tipica dedica per grazia ricevuta. La credenza e lo spirito goliardico di noi napoletani ci portò a richiedere anche favori di natura materiale, come il caso di una cappuzzella. Anima bella, venitemi in sogno e fatemi sapere come vi chiamate. Fatemi la grazia di farmi uscire la mia serie della cartella nazionale. Anima bella, fatemi questa grazia, a buon rendere. Seppure ignoti, ne hanno di storie da raccontare questi scheletri. È il caso del capitano. Una leggenda narra che una giovane fanciulla si recava ogni giorno a venerare questa capuzzella. Il suo promesso sposo, infastidito da ciò, con tono irreverente e sbeffeggiante, lo invitò al suo matrimonio sferrandogli un pugno che gli provocò un occhio nero ancora oggi visibile. E il capitano fu di parola.
il giorno delle nozze, apparve tra l'incredulità degli sposi che alla vista dello scheletro morirono di crepacuore. Oppure troviamo Donna Concetta, la chiamano a capa che suda, mentre gli altri teschi sono impolverati e richiedono continue pulizie, lei è sempre tirata a lucido. Per i fedeli è il sudore delle anime purganti, segno delle fatiche e sofferenze a cui sono sottoposte le anime. Le anime pezzentelle rappresentano il tramite tra i vivi e Dio per acquisire la salvezza eterna. Sono lì a rievocare eternamente, attraverso il culto dei morti, il memento mori, a ricordarci la caducità dell'esistenza terrena. Fede, credenze, sacralità, paure, superstizioni sono tutte racchiuse in questo affascinante spazio sotterraneo. Questo guazzabuglio di fede e di errore, questo guazzabuglio di fede e di orrore, di misticismo e di sensualità, questo culto esterno così pagano, questa idolatria, vi spaventano. Vi dolete di queste cose degne dei selvaggi. E chi ha fatto nulla per la coscienza del popolo napoletano? Quali ammaestramenti, quali parole, quali esempi si è pensato di dare a questa gente così espansiva, così facile a conquistare, così naturalmente entusiasta? In verità, dalla miseria profonda della sua vita reale, essa non ha avuto altro conforto che nelle illusioni della propria fantasia e altro rifugio che in Dio. Benvenuto al cimitero delle Fontanelle. Chiamato così per la presenza di antiche sorgenti, il cimitero racchiude i resti delle decine di migliaia di vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836 che falciarono gran parte della popolazione napoletana. Il cimitero è noto per il particolare rito delle anime pezzentelle, il quale prevedeva l'adozione e la cura di un cranio appartenente ad un'anima ignota, destinata altrimenti a vagare per l'eternità nel purgatorio, in cambio di una grazia.